con un invito a contemplare Maria e a salutarla insieme tre volte in piedi come la prima Chiesa, il coraggioso popolo di Efeso, Santa Madre di Dio, Papa Francesco ha concluso la sua omelia nella Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e 48esima Giornata Mondiale della Pace. Il Pontefice ha ricordato che Gesù Cristo è la benedizione per ogni uomo e per l'intera umanità e la missione della Chiesa, popolo di Dio, è irradiare su tutti i popoli questa benedizione. Maria, prima e perfetta discepola di Gesù, è colei che apre questa strada di maternità della Chiesa e ne sostiene sempre la missione materna rivolta a tutti gli uomini. Cristo e sua madre sono inseparabili, ha spiegato Papa Francesco, e non si può capire Gesù senza sua madre. Altrettanto inseparabili sono Cristo e la Chiesa, ha aggiunto. Separare Gesù dalla Chiesa sarebbe voler introdurre una dicotomia assurda, come scrisse il Beato Paolo VI. Infatti è proprio la Chiesa, la grande famiglia di Dio, che ci porta a Cristo. La nostra fede, ha proseguito il Papa, non è una dottrina astratta o una filosofia, ma è la relazione vitale e piena con una persona, Gesù Cristo. Ed ha avvertito, nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo, ribadendo che senza la Chiesa Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, ha concluso Papa Francesco, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori.